vista, sempre. Voi lo sapete, però io quella sera che guardavo sono rimasto un po' perché signorini ha detto: mi raccomando, non eccedete oltre il buon gusto, c'è un limite. Quindi si era sparsa la voce che dentro st'armadio ci fosse stato chissà che cosa, tant'è che poi addirittura è uscito sui social: cacciamoli tutti e due, rei. E sua sorella si è incavolata. Mia sorella mi ha detto: quasi mi rovini la carriera. Però non era vero, quindi. Tutti questi anni a fare la brava. No, però, scusi, sua sorella quando andò sull'isola e stava con Boriello, il giocatore, che sta lì poverino a guardare da casa, non c'era stato l'armadio, ma non c'era stato qualcosa dietro la giungla lì nell'isola? Come si chiamava quel ragazzo bello? Rubicondi. Rossano Rubicondi. Sì. Ma hanno detto che c'era un bacio, ma il video non c'era, una foto non c'era, come non c'era nemmeno l'armadio, diciamo. Sono tutelate dalla mancanza di immagini, però il fatto che siamo qui insieme vuol dire che stanno bene, si amano. Beh. La famiglia ti ha difeso molto, però, quando è uscita tutta la roba? Ma ci mancherebbe, perché non è che ho fatto qualcosa di terribile. Però mi sono lasciata come tante persone di voi sicuramente vi siete lasciati. Io sono stata corretta perché l'ho fatta. Guardi, io ero un disastro. Qualcosa sicuramente. È un disastro, non ho gli armadi, non ho le tende. Compro uno. Quando è il tuo compleanno? Te lo regalo io, te lo veniamo a montare noi. Lanciamo l'hashtag, un armadio per Gillette. Un armadio per dire. Ma io mi dico che io conosco tuo papà. Persona squisita, grande campione, pazzesco. Integerrimo, eccetera. Ma tuo padre, vedendo l'armadio, vedendo la tenda, che diavolo avrà pensato? Quando l'ho visto era molto tranquillo, non so in quel momento lì cosa aveva pensato, ma... Francesco, come va? Francesco? Bene. Oh! Il fuoriclasse Moser! Allora... Vedi che si è fatto... Scusami, se io vorrei chiederti tante cose, ma sono obbligato a dirti. Immagino che tu quelle sere gli armadi, le coperte, li avrai verificati anche tu, no? Io non seguo, non guardo la TV, quindi... Per fortuna, lui no. Grande Francesco. L'ho sentito dire. Come l'hai sentito dire? Non l'ho visto in diretta, no? Ho sentito dire un po', poi qualcuno mi diceva: hai visto l'armadio? Io l'ho visto adesso la prima volta. L'hai visto adesso? Anche della tenda, l'ho solo sentito dire fino adesso. Scusa, non mi pare Francesco, poi che sia una cosa così. Quindi neanche tua moglie ha visto l'armadio? No, mia moglie è proprio... Io qualche volta lo guardavo, il Grande Fratello. Francesco? Però mia moglie assolutamente non guardava. Detto tra noi, che ti è parso? Grande performance? Com'è che... L'armadio, com'è ti è parso, visto che dici che l'hai vista adesso? Ma no, lì è stata una cosa, penso che... Forse loro l'hanno fatto inconsapevolmente, forse non dovevano farla quella scena, no, però ormai c'erano. Scusami Francesco, ma comunque... tu sei mai stato 50 giorni in una casa chiuso senza avere una distrazione? Dai! Lui quando si no, assolutamente no, ma noi stiamo anche più di mesi in bicicletta senza distrazioni, pensando solo a correre. Io questo l'ho fatto per anni. Non faceva niente, mesi. Ma no, manco noi abbiamo fatto niente, quello è il problema. E questo, ma te lo dico, l'ho giurato. Mira me. Cioè te miro. Miro lo so. La resta qua. Stai sicura? Mentirosa? No, è mentirosa. No. Allora, io ti voglio chiedere una cosa adesso, al di là dei giochi. Mi ha detto un mio amico, che lavora al Grande Fratello, che tu un giorno che sei venuto a Roma per un programma televisivo, sei andato però a vedere in quello che si chiama l'acquario, no? Cioè dietro le quinte, tuo figlio di nascosto. Lui non vedeva te, ma tu potevi vedere lui. Che cosa hai sentito? Io ho visto tutto quello, ho girato intorno a tutta la casa dove ci sono questi...
vetri specchio che si vede all'indentro e non, loro non vedono fuori, mi sono trovato davanti una ragazza, non so chi era perché non li conosco tutti, che si truccava proprio davanti a me a 20 centimetri. Ma però non so, io non mi ero riconosciuto. Però. Poi ho visto Ignazio, ho visto tutti i protagonisti, insomma, ma non c'era niente di trascendentale da vedere, insomma, no. Però, certo che io non potrei stare per 2 o 3 mesi dentro la casa, no. Impazziresti, poi tu hai la vigna, hai le vendemmie, hai il vino, non puoi abbandonare sto mascalzone t'ha mollato. Io d'inverno vado a sciare, vado in campagna, ma non potrei stare più di un giorno dentro, ecco, no. Però tuo figlio, e non dir che non lo sai, ha dichiarato, me lo ricordo io, di aver avuto 168 donne. Oh, l'ha detto lui, 100? E io che numero sono? Io tra quelle 168 rimango fuori. No, lei è fuori. Come ha fatto a contarle, no? Ma scusami, le ha contate lui, l'ha detta in una dichiarazione. Ma te le portava a casa tua o no? Te le faceva conoscere, perché mia madre a un certo punto... Qualcheduna l'ho vista anch'io. Ecco, qualcuna l'ho vista anch'io a casa. In giro poco, perché io non ho girato poco con lui. Però, lo andavo a vedere qualche volta quando correva. Francesco, scusami, Francesco, mia madre... in discoteca con lui, no? Ma che vai in discoteca con lui? Sì, è sempre con me. No, ho detto che io non sono mai andato in discoteca. Ah, bravo, sì, uno serio in famiglia, per carità, dai. Poi sono giovani loro, dai. Giovani. Ma uno serio! No, è giovane, è giusto. Non è serio. Però sono venuti a trovarti. Io ho l'immagine sopra una specie di trattore semimovente, quei cingolati che ci stanno dalle tue parti. Facciamo vedere queste immagini che abbiamo trovato su Instagram e poi mi dici... Giornata importante oggi per la vostra cacciarrita qui, perché oggi la porterò in montagna! Cioè mi vuole ammazzare, non mi sopporta più, mi vuole buttare da una montagna. Sono venuti a casa tua. Aiutarlo, abbiamo dato una mano. Sono venuti già più di una volta, sono venuti qua. E ci andiamo anche domani sera. A festeggiare, quel giorno lì stavamo spalando la neve, io avevo spalato la neve, l'avevo portata quella, dovevamo spostarla col trattore. Sì, ma... È un lavoro che faccio quando nevica, purtroppo quando nevica ho bisogna capito. Pulire le strade. Ma tu sei conscio che Cecilia è sorella della famosa anche Belen, sono tutte e due famose, ma Belen, se viene a vendemmiare Belen a casa tua, avrai 100 paparazzi, perché io dietro qua ne ho tanti, venite un po', fatevi vedere, fammi inquadrare Giovanni, arrivano le Rodriguez e si scatenano i paparazzi, no? Tutti dietro le quinte e quant'altro. Sai che Belen per il tuo vino è un botto. Mettiamo a vendemmiare anche i paparazzi, direi. Se vogliono venire a vendemmiare li prepariamo una giornata intensa, ma le faccio lavorare se vengono qua, perché sennò se ci fa perdere tempo non va bene. Ha capito che non deve andare là per fare mangiare, bere, deve andare a lavorare. Sono andata, mi sono messa sopra il trattore, ho fatto quello che dovevo fare, scusami. Non me la guardi, io sinceramente le manine tutte preparate, non so cosa riuscirai a fare, però sappi che ho visto delle foto con un anello che non mi ha regalato lui. No, non so, io lo vedo. Mandatemi questa fotografia, per favore, dalla regia, perché è la foto sulla quale tutti hanno scritto... Perché tu non sai la notizia è che mi sposerò con mia sorella, ecco. No. Io questa foto la vedo purtroppo molto lontana e quindi non si percepisce, ma c'è un anello. Chi è che... Però che io non vedo stasera. Giovanni, perché? Mi inquadri le mani, gentilmente, guardate. Ti prego. Tienle lì. Non c'è l'anello, quindi deduco che, scusi Mosè... Non l'ho regalato io l'anello, l'ha regalato Belen, quindi... No, ma quello, scusate, questo che è qua, questo che è qui, chi l'ha messo questo qui? Io ne vedo uno qua. L'ho tolto perché ho detto lo tolgo, sennò la gente pensa che ci vogliamo sposare, andare a convivere insieme, vogliamo fare i figli... Io non ho il tempo, cioè, prima una cosa alla volta, però subito... Non hai tempo? No.
però il tuo suocero, tempo materiale per fare tutte queste tuo suocero studio. Francesco, sì, per lavorare c'è tutto il tempo che mio suocero vuole. Francesco, hai sentito, ha detto che viene a lavorare, però io ti dico una cosa, i miei nonni, vecchi contadini di tradizione contadina che avevano le vigne eccetera, dicevano moglie e buoi dei paesi tuoi. Cioè? La Rodriguez è anche da noi questo paese. Ma io vengo da un'altra parte. La Rodriguez viene da Sud America. Che dici? La puoi convertire? Una volta si diceva anche da noi questo, però oggi i tempi sono cambiati, oggi si attraversa l'oceano in poche ore. Ucciso un'altra volta. Ci sono già stato tante volte anche io in Argentina. Stasera non è la tua serata, Massimo. Scusa, ma tua moglie cosa dice? Cosa dice? Perché la suocera da conquistare... Adesso c'è un lavoro da fare. Ecco, lei vedi, è mente qui. Adesso qui in campagna c'è un lavoro da fare, che lo facevamo noi da piccoli, raccogliere i tralci delle vigne. Una volta il lavoro più brutto che facevamo da bambini era raccogliere i tralci delle vigne per bruciare. Adesso se vogliono venire, allora, appena fermi va via tutti. La neve si fa questo fermi lavoro. Fermi tutti, vi faccio una promessa. Domenica prossima vedremo se Cecilia... Lavoro, mantenuto, no, domenica va, lavoro, devo andare a lavorare, ho un impegno. No, tu sì, ma domani mi dicono le voci che andate su. Quindi vedremo se ci mandano in amicizia la fotografia che dimostra che lavorano davvero. Io la farò vedere se ci sarà. Grazie Francesco. Arrivederci. Grazie.